Saluto dalla TV dell'Adriatico e benvenuti a questa edizione della notizia. Torniamo a parlare di un problema davvero molto delicato e spinoso, ovvero sia quello riguardante il porto canale di Pescara, tutto il sistema portuale con la grave questione del dragaggio del fiume, ma anche con un occhio portato al futuro che speriamo sia il più prossimo possibile, ovvero sia il nuovo porto, la possibilità appunto di avere un piano regolatore portuale che di fatto già c'è, sperando che poi vi siano anche le risorse. Ebbene, di tutto questo si è parlato quest'oggi presso la sede della Camera di Commercio di Pescara in un convegno organizzato dall'Associazione Articolo 3. Dal titolo emblematico, lo vedete anche in sovrimpressione, ovvero sia Andiamo in porto, che è sicuramente beneaugurante, è un modo di dire come tutto si è risolto e speriamo che ci sia una soluzione, peraltro rapida, come si augurano tutti quanti, per un punto nevralgico della città di Pescara e non solo per quanto riguarda il discorso economico. Per farlo e per vedere anche come sono andati i lavori del convegno di stamane, abbiamo qui in studio, gradita ospite, Antonella Allegrino, proprio dell'Associazione Articolo 3. Buona giornata. Buongiorno a voi. Allora, innanzitutto la prima domanda è d'obbligo, mi viene da dire perché questa iniziativa va da sé, perché è un problema grave, presumo, e quindi bisogna trovare magari anche questo momento per fare il punto della situazione, ma soprattutto per trovare delle soluzioni. Sì, certamente, sono molti mesi che la cittadinanza è attenta a questo problema. Ogni giorno abbiamo dagli organi di informazione, riceviamo notizie di quello che sta accadendo o che purtroppo non sta accadendo in merito al porto di Pescara. Questa situazione è di crisi, anzi di stallo totale per quanto riguarda le attività portuali, tutto ciò che è collegato ad un appunto, ad una realtà nevralgica come può essere un porto e nello specifico il nostro porto. Quindi l'idea di realizzare Andiamo in porto chiamando tecnici, operatori economici e amministratori e politici, quindi organismi, realtà istituzionali, aveva come ed ha avuto come obiettivo proprio quello di voler guardare non solo all'emergenza di cui, ripeto, sentiamo parlare tutti i giorni, anche con notizie frammentarie, anche a volte senza avere come cittadini la chiarezza della direzione che stiamo prendendo, ma piuttosto e soprattutto quello di voler guardare e riaffermare il porto di Pescara come una grande risorsa strategica. Dobbiamo immaginare che il porto, insieme al fiume, il fiume Pescara, non debbono essere considerati più una minaccia, una criticità, come di fatto oggi sono criticità per la mancanza di attività lavorativa sul porto, i limiti che esso ha e minaccia anche per ciò che riguarda per esempio il rischio di esondazioni del fiume che ha un tappo attualmente nel suo porto, bensì riuscire a capire tutti quanti insieme che il porto e il suo fiume sono una vera e propria risorsa per il territorio. E c'è da dire appunto, lei di fatto ha toccato un concetto che è quello di area vasta, ovvero sia bisogna trovare la soluzione non solo del problema del dragaggio, ma del fiume, del porto canale, insomma di tutto il sistema. Come dire, di pensare in grande. Ebbene, quest'oggi, questa mattina, era presente al convegno il nostro Carmine Perantuono che tra gli altri ha intervistato una persona che di queste cose insomma ne sa tante, ovvero sia il biologo Giovanni Damiani. Ascoltiamo. Noi sappiamo perfettamente che nelle precedenti esperienze legate sia alla costruzione del porto negli anni 20 che alle sue modifiche, compreso la realizzazione del porto turistico, gli effetti si sono sentiti fino a Montesilvano e a talvolta fin quasi al fiume Piomba.
quindi sul trasporto solido, sull'erosione e anche sulle dinamiche delle correnti. Quindi bisogna stare attentissimi a vedere che cosa si fa in area vasta, perché qualsiasi sbarramento che si crea, soprattutto in fondali così bassi come quelli che abbiamo noi, possono incidere tantissimo sull'erosione, ma anche sulle dinamiche delle correnti, quindi sulle dinamiche dell'inquinamento, quindi sulle dinamiche di diffusione o di rimescolamento. Si consideri inoltre che c'è un altro particolare, che è quello verticale. Il nostro non è un porto che riguarda solo acqua di mare, ma c'è acqua di fiume, e quindi c'è una situazione in cui l'acqua di fiume, che è più leggera, meno densa di quella di mare, scivola sopra quella marina e va a espandersi. Quindi i modelli normali che si utilizzano in altri porti qui da noi possono non essere sufficienti. Bisogna anche vedere quali sono le dinamiche fluviali di stratigrafia verticale con acqua marina sotto e acqua di fiume sopra. Ci sono interventi leggeri che si potrebbero attuare modificando sostanzialmente la situazione? Beh, io so che in tutto il mondo si tende sempre di fare le cose su palificazioni e su scogliere permeabili. Spesso anche quando vediamo i telefilm americani vediamo sempre inseguimenti sotto le palificazioni in mezzo all'acqua, no? Interventi rigidi al mondo se ne fanno sempre di meno, anzi non dovrebbero essere fatti. Quindi io penso, e questo però è un problema ingegneristico degli esperti, non è un problema mio, che più gli interventi sono fatti su palificazioni, sono permeabili, sono soft, e più le cose diciamo sono mitigate dal punto di vista dell'impatto ambientale. Allora, abbiamo sentito le parole di un tecnico che insomma, ha fatto una precisazione molto importante sul discorso dell'acqua di fiume e l'acqua di mare. Tra gli altri, quest'oggi ospite, voi avete portato sul campo diversi personaggi, non solo politici, tecnici, ma anche coloro che hanno avuto un'esperienza su questo campo, come l'ingegnere Enzo Balducci, che è il dirigente del settore dei lavori pubblici del comune di Molfetta, perché anche lì hanno avuto un problema per quanto riguarda il porto di Molfetta. Lì appunto però c'è questa differenza dell'acqua di mare e l'acqua di fiume, no? Sì, noi abbiamo voluto portare, intanto ci siamo posti il problema quando abbiamo come associazione articolo 3 iniziato a riflettere, a studiare il tema del dragaggio del porto, ci siamo posti questo obiettivo, volevamo portare a Pescara delle esperienze, delle altre esperienze, perché in ogni cosa noi riteniamo che sia importante guardare che cosa è accaduto, quali sono le esperienze degli altri, e quindi abbiamo studiato sia in merito al porto di Viareggio, di Molfetta appunto, di cui poi è arrivato l'ingegner Balducci, il porto di Ravenna, il porto di Capodistria, quindi tutta una serie di porti che in qualche modo hanno da affrontare i problemi di dragaggio, anche se la realtà di Pescara è una realtà specifica, diversa dalle altre realtà, ma ogni realtà di fatto possiamo dire che è diversa dall'altra. Quello che ci ha particolarmente stupito positivamente in merito al porto di Molfetta, di cui l'ingegner Balducci ci ha parlato, è il fatto che da loro nel giro di 6 anni sono riusciti a fare tutte le procedure relative al piano regolatore portuale e ad avviare tutte le attività che riguardavano proprio il bando di gara per la messa in opera dei lavori. Quindi con procedure diciamo piuttosto ampie, noi immaginiamo che nel caso di Pescara il piano regolatore portuale ha impiegato 18 anni per essere approvato nel 2009 appunto in consiglio comunale, e questo ci ha ben impressionato perché lui stesso ci ha spiegato, essendo lui è un dirigente pubblico, ci ha detto: se c'è una volontà e soprattutto un impegno diretto, costante da parte di qualcuno nei confronti di un determinato problema da affrontare e superare, il modo si trova. E anche un altro ospite molto interessante era il responsabile di un'azienda della provincia di Vicenza che è specializzata, leggo, in soluzioni innovative per il riutilizzo dei fanghi derivanti dal dragaggio. Che cosa è uscito fuori? Sì, infatti l'ingegner Tondello della Geosintex, e questo è il nome dell'azienda, di cui noi abbiamo avuto informazione proprio vedendo su internet, sfogliando diversi tipi di documentazione,
e ci ha portato e ci ha illustrato la loro di esperienza. Si tratta proprio di un brevetto, di un'attività innovativa, proprio per affrontare il problema del dragaggio, impiegato e utilizzato in diversi paesi europei e oltre, e in cui i fanghi vengono disidratati di fatto, quindi si riducono di volume e vengono quindi con maggiore facilità anche di reimpiego, di riutilizzo, e vengono quindi con una procedura, ripeto, innovativa e brevettata, vengono impiegati, utilizzati per attività di ingegneria civile, per le attività varie che possono essere necessarie, occorrere anche per opere, per lavori all'interno di un porto. E noi sosteniamo questo, proprio la riflessione che noi abbiamo fatto proprio in questo periodo e che portiamo avanti noi di Articolo 3, è proprio questa, che sarebbe importante, è importante non affrontare il problema del dragaggio solo in termini di emergenza, ma pensarla in Come una risorsa. dimensione molto più ampia, in cui le risorse che vengono impiegate per affrontare e superare l'emergenza non siano fini a se stessi, producendo un impegno economico enorme e che però poi non porta a una soluzione definitiva. Noi sappiamo che oggi come oggi, se dovessimo occuparci del dragaggio così come è stato impostato ad oggi, quindi togliere i fanghi dal porto, ci ritroveremo e basta, e quindi portarli in discarica, ci ritroveremmo, e magari farlo con ad esempio delle draghe noleggiate come si è fatto negli ultimi anni, ci ritroveremmo fra qualche mese con lo stesso identico problema. E noi invece riteniamo che tutto il denaro pubblico che viene impiegato deve essere impiegato proprio tenendo conto delle prospettive future. Cosa intendo con questo? Per esempio, dal nostro punto di vista sarebbe molto più utile non prendere a noleggio una draga, ma ad esempio creare una struttura pubblica che una draga l'acquisti, che venga finanziata per esempio dalla regione, così come la regione ha finanziato quelli che poi sono stati mancati interventi ad opera del commissario straordinario recentemente dimessosi. Allora, quindi acquistare per esempio una draga che dai nostri studi abbiamo fatto indagini, abbiamo ottenuto preventivi, una draga importante costa 3 milioni di euro, ma è una draga che poi resta nel tempo e può svolgere attività dando posti di lavoro, può svolgere attività in maniera continuativa sul porto di Pescara, ma potrebbe farlo Non solo anche, sul porto di Pescara. esattamente, potrebbe farlo per esempio per gli altri porti della regione Abruzzo, creando posti di lavoro, risolvendo il problema del dragaggio. Naturalmente il dragaggio non è poi sufficiente perché vi è una parte successiva che è quella relativa al reimpiego dei fanghi. I fanghi che vanno trattati a seconda che siano o meno dei rifiuti, cioè che siano o meno inquinati, possono e debbono essere trattati secondo delle procedure come per esempio il soil washing, cioè la pulizia e il lavaggio dei fanghi, che è un'esperienza fatta sempre con attività di noleggio, per esempio nel corso dell'anno 2011, per un periodo molto breve, e che è stato proprio fatto sul porto stesso di Pescara, ma poi è terminata l'attività, quindi diciamo, questo impianto mobile è stato ovviamente rimosso. Noi invece proponiamo ad esempio di acquistarlo un impianto del genere, che consentirebbe quindi di pulire e lavare i fanghi, fanghi che a quel punto diventerebbero utilizzabili per rifacimento, quindi per le nostre coste, e utilizzabili per ingegneria edile, quindi per l'attività edile, per la produzione di, ad esempio, per la produzione di cemento, di calcestruzzo. Proviamo ad immaginare, per esempio, ecco, ed è un'informazione che io voglio portare, il porto di Ravenna ha avuto un finanziamento proprio con un fondo europeo che si chiama Life Plus,
un finanziamento proprio per l'attività di dragaggio dei propri fanghi e per il riutilizzo dei fanghi per attività per la produzione di silicio. Ora vediamo come una volta che si crea una filiera, quindi si crea un cammino virtuoso, un ciclo virtuoso in cui si parte dal dragaggio, si continua con il lavaggio dei fanghi, si procede poi col riutilizzo dei fanghi, ad esempio, perché no? Per realizzare alcune delle tante opere che sono previste nel piano regolatore portuale. Immaginiamo ad esempio il porto di Molfetta, nel porto di Molfetta, di cui questa mattina ci ha parlato l'ingegner Balducci, nel porto di Molfetta i fanghi sono stati dragati, sono stati utilizzati per realizzare le banchine del porto stesso. Quindi esistono le possibilità per far sì che un costo che è basato sull'emergenza non venga impiegato solo per l'emergenza, perché l'emergenza c'è. Esiste, ma venga impiegato invece per creare una filiera, un circolo virtuoso. Insomma, pensare bene e concretamente ora per far sì che in futuro non ci siano più emergenze, quindi non ci sia più il bisogno di trovare risorse, pesanti risorse per risolvere l'emergenza. Assolutamente. E a proposito, guardare al futuro, appunto lo dicevamo ad inizio trasmissione, c'è questo tanto atteso piano portuale con il progetto del nuovo porto. Si è parlato anche della deviazione del fiume Pescara e a tal proposito ascoltiamo la progettista del BRG Portuale, Raffaella Massacesi. Vediamo. Architetto Massacesi, come potrà influire la deviazione del corso del fiume, che è la soluzione che è stata predisposta nel piano regolatore portuale in via di approvazione a Pescara, nella risoluzione del problema dei sedimenti? Beh, questa soluzione permette di praticamente risolvere diversi problemi, non uno solo. Innanzitutto, attualmente il problema del deposito dei fanghi è dovuto alla presenza di una diga foranea e alla presenza di un ampliamento della sezione del fiume che è stato operato per permettere alle imbarcazioni di avere uno spazio di manovra più ampio. Naturalmente, laddove una sezione del fiume si allarga, l'acqua tende a stagnare e quindi a depositare un maggior accumulo di fanghi e naturalmente anche la diga foranea fa una sorta di tappo, e questa è una vicenda abbastanza nota. Quindi diciamo che la deviazione AS, con una conformazione AS del fiume, consente di tagliare in un punto la diga foranea, quindi di liberare la fuoriuscita, di portare al largo, quindi i fanghi. Naturalmente permette all'acqua di scorrere più velocemente, quindi di autodragarsi, avere questa portata che permette di fluire e naturalmente permette anche di abbattere il moto ondoso, cioè il motivo per cui la diga foranea era stata costruita, permettendo l'ingresso delle imbarcazioni all'interno del porto canale, che rimane comunque sempre utile come porto canale e quindi per l'ingresso delle imbarcazioni. Su quest'ultimo aspetto, visto che la prossima settimana inizieranno le possibili osservazioni al PRG Portuale, i pescatori, le attività economiche che gravitano attorno e turistiche che gravitano attorno a questo porto saranno escluse con la nuova riprogettazione? No, assolutamente. Il piano è fatto fondamentalmente per l'operatività del porto e semplicemente aggiunge spazi e consente di fare del porto di Pescara un porto veramente operativo a livello nazionale, che è questa la sua classe e categoria, e quindi di rispondere alle necessità di un porto nazionale. L'attività dei pescherecci potrà essere comunque svolta sia all'interno della foce, che rimane comunque un porto canale, sia in un bacino un po' più ampio, che magari potrebbe essere messo loro a disposizione qualora lo ritengano adatto alle loro esigenze. Allora, abbiamo ascoltato come sarà il nuovo porto di Pescara, come avete visto anche sul disegno che è andato in onda, ovvero sia il fiume sfocerebbe in mare un po' più a nord e poi con il porto vero e proprio sostanzialmente nella zona in cui è ora, chiaramente con strutture ben diverse. Eccolo qui, lo stiamo vedendo in questo momento. Qui, anzi, a sinistra praticamente sarebbe il nuovo fiume, tanto per intenderci, giusto? Ho detto bene. Chiaramente questo è un gran bel vedere, migliorerebbe il discorso per quanto riguarda il dragaggio, non lo eliminerebbe perché è chiaro che comunque bisognerebbe fare sempre opera di dragaggio, però le risorse ci saranno?
Ecco, il tema delle risorse che ha molto a che fare, francamente, non solo con il porto ma anche con il fiume Pescara, perché il porto è solo la foce del fiume e il porto racconta la storia del fiume. Ecco, bisognerebbe ripartire da lì, perché è innanzitutto sul fiume che bisogna fare nuovi investimenti, proprio per far sì che il fiume, così come accade nelle più grandi, nelle migliori città europee, il fiume diventi proprio, ritorni ad essere quello che originariamente in fondo era per Pescara, quindi il punto di riferimento. E il punto di riferimento che è trattato in una maniera diversa da come oggi, se noi oggi immaginiamo che in molti punti non si riesce neanche ad avere l'accesso sul fiume, quindi proprio anche la città stessa, pur avendo il fiume in mezzo, è completamente distante dal fiume stesso. Ecco, recuperare questa vivibilità del fiume, che significa fare investimenti in maniera tale che i fanghi stessi non siano più di tale entità come sono oggi, e sappiamo che i detriti, i fanghi in quantità sono prodotti proprio dal trattamento che oggi gli argini hanno ricevuto, sono stati deforestati, questo produce grande facilità proprio di sgretolamento degli argini stessi. Ma oltre questo, quindi investimento sul fiume, l'investimento quindi sulla sua foce, sul porto. Beh, noi consideriamo che quando nel 2009 tutte le forze politiche all'unanimità in Consiglio Comunale approvarono l'attuale piano regolatore, che poi è stato ratificato dalla successiva amministrazione comunale e che oggi è in fase di osservazioni, siamo proprio in un periodo caldo a proposito del piano regolatore portuale, perché il 2 luglio scade il termine per poter fare delle osservazioni da parte dei cittadini, da parte dei portatori di interessi proprio nei confronti del piano approvato. Ebbene, quando all'epoca fu studiato il piano regolatore progettato, vi erano fondi disponibili che oggi andrebbero nuovamente intercettati. Secondo le stime e quanto ci hanno raccontato e riferito i tecnici, per realizzare tali opere occorrerebbero tra i 95 e i 120 milioni di euro. Sappiamo anche che il porto di Pescara è di interesse nazionale, come ci ricordava l'architetto Massacesi. Questo vuol dire che è lo Stato che deve prevalentemente apporre i propri investimenti. C'è anche la Regione, che ha una sua funzione e che oggi sta tentando di risolvere l'emergenza del problema dragaggio. E poi dobbiamo immaginare che il porto di Pescara deve rappresentare, può rappresentare, proprio per quella posizione strategica che ha rispetto all'intera costa adriatica, proprio per quella vicinanza come punto di snodo con le altre vie di comunicazione, quali sono per esempio l'autostrada, qual è la vicinanza con la costa croata. Ecco, tutto questo ci deve far pensare come un investimento su un'infrastruttura di questo genere può andare e deve andare a vantaggio dell'intero territorio regionale, non solo sotto il profilo della marineria, di tutto ciò che ha a che fare con il pescato, ma sotto il profilo, immaginiamo, del turismo, straordinariamente importante per la nostra regione, e sotto il profilo anche del trasporto delle merci. Anche perché spesso e volentieri si è parlato di Pescara come porta dell'est, e potrebbe essere un punto da trade union, per dirla in francese, tra la capitale e la costa slava, croata e via discorrendo. Un'altra tematica che sicuramente si è dibattuta questa mattina, perché comunque se ne dibatte oramai da mesi, oserei dire anche da anni a questo punto, cioè di quali sono le responsabilità della situazione che si è venuta a creare. Non si riesce bene a capire, c'è chi dice che la responsabilità è da trovarsi a Roma, altri dicono che le responsabilità sono locali. Oggi erano presenti anche alcuni politici, tra cui è stato intervistato dal nostro Carmine Perantuono Gian Piero Catone, deputato di Popolo e Territorio, che parla proprio di questa tematica. Ascoltiamo. L'ennesima su questa vicenda che è tutta dello Stato a questo punto, perché il porto è dello Stato, se ne discute a Pescara, ma il problema si risolve a Roma. Non è vero, assolutamente non è vero. È un problema tipicamente regionale,
Finiamo di rimbalzare a destra e a sinistra questa problematica, è un problema tipicamente regionale. Lo Stato aveva anche dato l'anno scorso tutte le autorizzazioni possibili e immaginabili. C'è bisogno semplicemente di una presa di coscienza e una presa di posizione da parte dei vertici regionali, dei vertici istituzionali e anche dei vertici, guardi, in questo le do solo ragione, dei vertici statali localizzati nella regione Abruzzo, ovvero le istituzioni che sono attualmente le istituzioni statali che rappresentano la regione, quindi tanto una per l'altro le opere pubbliche. Allora, se noi vogliamo risolvere questo problema, innanzitutto questo problema lo dobbiamo risolvere immediatamente. Come si può risolvere? In una semplicità incredibile. Lasciamo perdere oggi le analisi, non le analisi, c'è tempo per farle, li dobbiamo rifare. Questo è un discorso che dovrà essere visto, perché, come ho avuto modo di dire nell'interpellanza parlamentare, detto come può un laboratorio privato inficiare le massime istituzioni tecniche nazionali e regionali, questo è ancora un mistero da capire. Ma in ogni caso oggi la soluzione può essere semplicemente una: svuotiamo la vasca di colmata. Dobbiamo fare analisi della vasca di colmata, quante 160 prelievi, cioè i prossimi 20 anni staremo a prelevare. Allora facciamo una cosa, svuotiamo la vasca di colmata, mettiamo tutto questo contenuto magari in un capannone, in un piazzale, da qualche parte, non c'è problema per farlo, in attesa di fare nei prossimi 20 anni le analisi. Mettiamo a norma la vasca ricolmata, ci vorranno 15 giorni per mettere a norma la vasca ricolmata, draghiamo e ridiamo funzionalità, e poi, dopo che abbiamo ridato funzionalità a questo porto, pensiamo alle varie soluzioni tecniche che stamattina, per carità di Dio, io non voglio confutare assolutamente le decisioni di nessuno, ma siamo di fronte a un problema, che mentre il medico studia, il malato muore. Quindi dobbiamo fare qualche cosa. Il problema è chi deve fare cosa, perché noi da settimane ci sentiamo appunto ripetere qui in Abruzzo, dal sindaco di Pescara, dall'ex commissario presidente della provincia e anche dal governatore Chiodi, che il problema si risolve a Roma. E in Roma come lo risolve? Roma può svuotare la vasca di colmata? Roma può dare l'autorizzazione? No, io credo che semplicemente ci sia una volontà di rimpallarsi questo problema. Infatti nella mia interrogazione parlamentare io ho chiesto semplicemente una cosa al ministro Clini: di riunire un tavolo politico e tecnico per dire in quel tavolo politico e tecnico: signori, svuotiamo questa vasca ricolmata, ridiamo funzionalità al porto e poi andiamo a valutare tutti i problemi. Quindi il problema si risolve a Roma? Il problema si risolve a Roma se anche i responsabili regionali, uno per l'altro, i lavori pubblici si presentano, perché se poi non si presentano è un altro paio di maniche. Allora io non voglio, per carità di Dio, attaccare nessuno, dire semplicemente una cosa: perché non vogliamo svuotare questa vasca di colmata? E da napoletano le dico che quando hanno costruito la tangenziale in Napoli hanno detto che nei piloni della tangenziale c'erano centinaia di cadaveri. Probabilmente il pilone della tangenziale qua per Pescara e per l'Abruzzo forse c'è qualcosa di imbarazzante, perché se no non si capisce, no? Ecco, speriamo che non ci siano cadaveri anche nelle nuove opere che si faranno al porto di Pescara. Non si è capito bene, Roma o Pescara, diciamo che la responsabilità magari è di più enti e bisogna rimboccarsi le maniche un po' tutti nel proprio intento per far sì che si risolva il problema. È vero una cosa, quello che ha detto Catone, che mentre il medico studia il da farsi, intanto il malato, ovvero sia il porto canale di Pescara, muore. E bisogna fare in fretta, sebbene, lo voglio ricordare, il dragaggio non è possibile farlo fino a settembre, perché nella stagione estiva non è per legge consentito dragare alcunché, a meno che non ci sia un intervento straordinario qui sì da Roma che possa sparigliare, ma non credo che la cosa sia possibile. Lei è fiduciosa, Allegrino?
Io sono fiduciosa nella misura in cui cominciamo a vedere che appunto le persone responsabili si mettono intorno ad un tavolo. Quello che fino ad oggi evidentemente è mancato è stato proprio, forse è mancata la consapevolezza che il tema, essendo molto corposo e molto impegnativo, andavano veramente sbattuti i pugni sui tavoli ben prima di quanto poi si è tentato di fare. Certo che questa situazione del porto di Pescara fa pensare molto ad un qualcosa che non si riesce, di cui non si riesce a trovare l'inizio e la fine. È un problema di volontà, è un problema di competenze, è un problema di individuare la strada giusta perché si possa finalmente cominciare a far respirare non solo la categoria dei pescatori, ma tutto quello che rappresenta il porto di Pescara a livello economico. Se noi pensiamo che secondo i dati del Centro Studi di Confindustria soltanto negli ultimi mesi si sono perduti 74 posti di lavoro, se non pensiamo alla marineria, quindi esclusa la parte che riguarda la pesca, sono state chiuse diverse attività, mancheranno milioni di euro di fatturato. Tutto questo ha un risvolto gravissimo per quanto riguarda il territorio. Quindi noi dobbiamo pensare che è tutto questo, veramente che in questo si gioca una parte fondamentale del futuro della nostra regione. È partita come un'emergenza, ma deve continuare proprio come una criticità, deve essere l'occasione per veramente trovare la soluzione e la direzione giusta. E c'è anche da dire che appunto c'è bisogno di risorse. C'è il rischio di pagare purtroppo per il danno fatto, al di là del discorso della penale da pagare, presumibilmente, o comunque una partita aperta con la ditta veneziana per quanto concerne il dragaggio, ma mi risulta che ci sono in ballo oltre 20 ricorrenti presso il cosiddetto Tribunale dell'Acqua, perché esiste anche un Tribunale dell'Acqua, sono ricorsi di aziende che hanno ricevuto un grave danno dalla chiusura del porto, di fatto, quindi al mancato dragaggio dello stesso, e quindi chiedono risarcimento e chiedono chi siano i responsabili. E anche questa è una partita molto delicata. Prima di chiudere, volevo fare un'ultima domanda riguardante proprio la sua associazione, Articolo 3, che sono oramai più di 2 anni, che spesso e volentieri vediamo che organizza appuntamenti su quelle che sono le tematiche più di attualità riguardanti il territorio. Ed è nato sostanzialmente anche per questo e soprattutto per questo. Sì, infatti l'associazione Articolo 3, liberi e uguali, non a caso fa riferimento proprio all'articolo 3 della Costituzione, che evidenzia questi valori, questi grandi valori che spesso non sono attualizzati, cioè resi concreti nel nostro paese, nella nostra nazione, cioè i concetti della libertà, dell'uguaglianza, ma di una uguaglianza che significa possibilità, pari possibilità di espressione e di sviluppo dell'essere umano, della persona. La persona che però è inserita in un contesto che comunque ha a che fare con l'idea e il concetto della cittadinanza, ha a che fare con il territorio, ha a che fare con tutti quelli che sono i beni pubblici che di fatto gli appartengono. Quindi tutte le iniziative che noi portiamo avanti hanno questo scopo, hanno questa finalità, vogliono essere delle occasioni per riflettere su quali iniziative concrete e su quali progetti possono essere attivate affinché vi sia un miglioramento della condizione personale e delle condizioni generali del nostro territorio. Quindi tutte le iniziative che hanno a che fare hanno a che fare con l'ambiente, hanno a che fare con le problematiche del lavoro, hanno a che fare con tutto ciò che di fatto è di interesse di una persona che fa parte di un contesto cittadino, di un contesto comunitario. Quindi il nostro impegno, il nostro sforzo è rivolto a questo, a rendere il cittadino protagonista attraverso l'esame, attraverso l'approfondimento di quelli che sono i suoi temi, i temi prevalenti e che rendono, fanno della persona proprio un appartenente alla comunità civile. Io la ringrazio per aver accettato il nostro invito, le auguro un buon lavoro per quanto Grazie riguarda l'attività dell'associazione Articolo 3, ma anche per la sua attività
in seno al Consiglio Provinciale di Pescara. E che cosa dire in conclusione? Il porto andrà in porto? Beh, speriamo bene. Grazie e arrivederci.